Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Allora, come vedete da quello che c'è scritto sul piano di lavoro, parleremo di nodi. Questo video è un video che avevo fatto qualche mese fa, perché era un video che volevo utilizzare come lezione all'interno di un corso avanzato per Lightburn. Al momento ho stoppato, diciamo, la creazione del corso avanzato perché mi sono dedicato ad altre cose. Avrete visto che ultimamente ho fatto qualche video oppure ne ho parlato e mi sono dedicato a una tastiera, diciamo, telecomando per utilizzare Lightburn appunto con un cellulare. Mi è venuto in mente, siccome una delle tastiere che è all'interno, diciamo, di quest'app per smartphone, c'è una tastiera che è dedicata ai nodi, per cui ho detto quasi quasi riprendo quel video che volevo utilizzare e magari lo riutilizzerò per il corso avanzato, che parla di nodi, così potete vedere la tastiera dei nodi, che è una delle tre che compone il set di tastiere di LBK, cioè Light Burning Keyboard. E perché mi sono un po' inventato anche alcune icone. Quindi andremo a vedere il video dove si parla di nodi e di tutti i comandi che si danno ai nodi. E di fianco vedrete la tastiera. Nel parlato non menziono la tastiera perché all'epoca, quando feci quel video, non l'avevo ancora fatta, non l'avevo nemmeno pensata addirittura. E vedrete appunto come faccio a modificare i nodi, diciamo normalmente, e quali tasti si dovranno usare poi con la tastiera. Ma vi lascio al video. Andiamo a parlare adesso di un po' di nodi. Allora, abbiamo un rettangolo e abbiamo un cerchio. Facciamo in questo modo. Allora, quando traccio le figure, sono figure normali, non sono tracciate, al contrario delle linee, che le linee sono praticamente già tracciate per conto loro, già tracciate per conto loro. Infatti vado a selezionarlo, come vedete qui mi dice converte in tracciato. Ok, lo converto. E converte in tracciato e lo converto. Questo, se vado a selezionare questa, vedete è già tracciato, per cui non mi viene la possibilità di riconvertirlo in tracciato. Allora, tracciati sono formati da linee, quindi da rette, archi e nodi. Andiamo a vedere il più semplice, che è il quadrato. Quadrato, vado a selezionarlo una volta tracciato, editazione nodi, è formato da 4 nodi. Facciamo CTRL e selezioniamo il cerchio, anche questo è formato da 4 nodi. Selezioniamo questa riga un po' bislacca e vediamo che è formata da più di 4 nodi. Allora, possiamo andare a intervenire sui nodi in molte maniere. Allora, facciamone una alla volta, però prima andiamo a vedere che, come tutti i comandi, tutte le icone diciamo di Lightburn, se vado a posizionare, vediamo la spiegazione. Purtroppo anche questa è spiegazione in inglese, quindi abbiamo quelle lettere con di fianco il comando che si dà digitando quella lettera. Lo vedremo una alla volta. Allora, innanzitutto vediamo, senza andare a dare dei comandi, andiamo a vedere come si può agire sui tracciati. Quindi questo è un segmento di una retta, io se voglio mi prendo, lo sposto e vedete posso andare a modificare come è fatta questa retta e quindi trasformarla praticamente in qualcosa. Vedete che io, se mi posiziono fra due nodi, posso andare a muovere come voglio. Torniamo indietro. Queste che vedete, che partono da un nodo e che si diramano in questo modo, sono le maniglie che mi danno la possibilità di andare a spostare l'inclinazione della curva, fermo restando il nodo. Vedete, io posso andarlo a spostare fino a praticamente farlo tornare in questo modo, che la prima parte è quasi dritta. Infatti, se io faccio così, poi vado ad alzare questo. In questo modo faccio altrettanto da quest'altra parte fino ad allinearla, vado quasi a ricomporre la mia
linea originale, perché ho mosso le maniglie in modo che venissero tranquillamente a riportarmi una linea retta. E questa è la funzione delle maniglie. Andiamo a vedere nel caso del cerchio. Se io mi metto qua, vedete, io sposto e lo faccio diventare un bel ovetto di Pasqua. Se mi posiziono con il cursore senza fare nulla, solo tenendo cliccato il tasto di sinistra del mouse, sposto, vado a deformare l'uovo. Posso farlo in qualsiasi punto. Logicamente, più mi sposto e più sarà diversa la configurazione, perché vado a spostarlo da dove ho il cursore. Quindi se mi lo faccio dal centro, avrò un qualcosa di quasi simmetrico. Se lo faccio da un punto vicino a un nodo o vicinissimo a un nodo, sarà totalmente asimmetrico e mi andrà a influenzare anche l'altra parte del nodo. Lo stesso dicasi per la linea spezzata. Mi metto qua, sposto in alto e in basso. Se invece mi metto sul nodo, come in questo caso, vedete, non mi fa delle curve, perché sono fra due nodi, prendo un vertice di un nodo, in questo caso che è quadrato, vedete, qui sono, i nodi possono essere quadrati o tondi. Dove sono quadrati? Perché sono compresi fra due rette. Se sono tondi vuol dire che c'è un arco. Questo, se vado a spostarlo, mi fa una cosa diversa rispetto, vedete, al quadrato. Mi fa in questo modo. Lo stesso se andiamo a posizionarci su questo, vedete? Mi si sposta e mi va a fare delle curve, mentre questo non mi fa delle curve se sposto questo. Mi fa sempre dei segmenti di retta. Le maniglie anche qui funzionano in maniera analoga, però questo punto è un punto fermo perché me lo blocca questo nodo. Idem qua, vedete, perché qui ho questi segmenti che sono curve, che erano curve quando l'ho tracciato, e vedete che posso muoverli come voglio. Quindi posso trasformare una linea in una curva e così via. Andiamo a vedere adesso come utilizzare le lettere che abbiamo visto qua, ovvero sia, cominciamo con la lettera S che è smooth, ovvero sia spiana, smussa un nodo o una linea. Allora, andiamo con un esempio che è, per esempio, questo qua. Se io mi metto qua, vedete che qui è uno spigolo, io vado qua, mi posiziono sul nodo e faccio una S, vedete? Me l'ha smussato, quindi quello spigolo che c'era prima me l'ha fatto diventare un arco. Questa è la funzione di S. Mi metto qui, faccio la stessa cosa, me lo smussa logicamente in base a come era il percorso prima, non è che me lo fa in base a quello che c'erano queste due maniglie per cui lo va a posizionare in quel modo. Faccio un esempio con una linea praticamente retta, in questo modo. Ecco, quindi io vado a selezionare questa come editazione di nodi. Vedete, io mi posiziono qua, io posso muoverlo come voglio, però mi rimane sempre uno spigolo, non mi verrà mai curvo. Però se qui ci faccio una S, mi diventa una curva, si aprono le maniglie e con le maniglie poi posso andarlo anche a smussare a mio piacimento. Andiamo a vedere anche gli altri comandi. La S l'abbiamo vista, la seconda è converti la curva in una linea. Allora, se io mi metto qua e abbiamo detto che il comando che dobbiamo fare è L, mi posiziono su questo che è una curva, ci clicco sopra la L e vedete che mi fa diventare questo, mi trasforma questo in una linea. Quindi non è più la curva che c'era prima. Andiamo ora a vedere questo elemento e andiamo a vedere l'altro comando, che è il comando C, convert node to corner, converti un nodo in un angolo.
Per andare a vedere come funziona il CI, allora innanzitutto conviene, avevo selezionato questo, ma forse conviene questo, perché effettivamente qui ci sono, allora, i quadrati vedo che sono degli angoli, i cerchi sono l'inizio di una curva, per cui se io voglio utilizzare questo nodo non come un nodo di una diciamo di una curva, ma come un angolo, basta che mi posiziono su questo e vedete che cambia da cerchio, ci metto una C, me lo fa diventare un quadrato, perché poi sarà diverso il comportamento rispetto alla posizione se fosse stato ancora un nodo circolare. Faccio vedere, vedete, questo lo sposto così, quest'altro lo facciamo ritornare in questo modo. Lo sposto, ma ha un comportamento diverso. Ok. Andiamo a vedere un altro comando che è il successivo, che è di, che vuol dire delete node, quindi cancella, elimina il nodo. Io mi posiziono su questo, faccio di. Mi ha eliminato il nodo, quindi comandano questi due, e questi due sono due curve con le maniglie di prima, e quindi praticamente la figura da così mi diventa in questo modo. Ok? Faccio vedere, tac, tac, ritorniamo, perché ho eliminato il nodo. Vado a togliere questo di, vedete? Mi diventa una ellisse. Il contrario della di delete è la I insert, cioè io posso andare ad inserire un nodo in qualsiasi punto del tracciato e basta che mi posiziono con il cursore e vado a mettere una I di insert. Vedete? Ha visto che ero in una curva e mi fa un nodo circolare come questo. Se io dovessi andare qua invece, che sono su una linea e ci metto una I, vedete, mi fa un nodo però rettangolare e quindi me lo fa come fosse uno spigolo. Proseguiamo con l'ordine in base a questo elenco e poi c'è la M. La M vuol dire inserisci un nodo a metà dei due nodi che ci sono, uno sopra, uno sotto, uno di fianco all'altro. Andiamolo a vedere nello specifico. Ecco, io avevo inserito questo, adesso qui lo vado a cancellare perché mi torna bene come esempio. Mi posiziono in qualsiasi punto di questa retta, anche qua, faccio una M e Lightburn mi va a mettere questo nodo al centro perfetto. Questo ci può servire quando andiamo a fare qualche disegno di cui abbiamo bisogno di simmetrie. Dopo la M abbiamo la B di break, cioè break vuol dire interrompi. Quindi se io mi posiziono su un tracciato, facciamo l'esempio sempre col quadrato, mi posiziono qua, faccio una B. In questo caso sono su un nodo per cui lo devo fare due volte. Vedete, mi sono andati via i nodi. Io se lo vado a riselezionare come tracciato, mi si è creato un quadrato verde che mi indica l'inizio e la fine di un tracciato e quindi io se vado, me lo sposto, vedete, non è più unito, non è più come prima. Infatti se io prima, ora ritorno indietro con Ctrl Z due volte, se io prima mi mettevo qua, avevo già cioè prima ancora di questo, così, se io mi mettevo qua prima del break, vedete, erano insieme. Io ci faccio un break sopra e sposto. Ok? Quindi praticamente vado a interrompere un tracciato chiuso. Questo spesso è importante, anche se è più facile utilizzare la funzione inversa che questa, che è unire il tracciato. La T, che è l'altro elemento, l'altro diciamo comando dei nodi, è trimo di tagliare, proprio sforbiciare. Ecco, per riuscire a vedere bene la funzione,
Devo fare però una piccola modifica ad un tracciato, cioè io prendo un tracciato, lo vado a intersecare con un altro, dopodiché mi vado a posizionare su questo tracciato e faccio una T, diciamo, in un punto del tracciato. Vedete? Mi va a tagliare tutto quello che eccede dal punto di partenza del tracciato, che è quello quadrato con il rettangolino nero, fino a che non ho intersecato un'altra forma o un altro tracciato. Quindi praticamente vi faccio rivedere, due tracciati si intersecano, io voglio togliere questa parte e vado a fare una T di trim e mi va a togliere quella parte del tracciato. Andiamo a vedere il contrario, mi posiziono qua e faccio qui una T di trim e mi va a togliere la parte sopra del tracciato e mi lascia quella sotto. La funzione complementare a trim è extend, ovvero sia, lo vediamo invece con questo tracciato. Se io mi posiziono qua, mi posiziono su il nodo terminale del tracciato e faccio una E, vedete, il tracciato prosegue la sua strada finché non incontra un altro tracciato e si va a fermare su quell'altro tracciato. Queste sono due funzioni che servono appunto per fare disegnare, fare dei disegni propri per i propri progetti. L'ultimo comando è la A, che A significa allinea. Selezionato, è un comando recente perché è stato introdotto solo con l'ultima versione, la 1.3, e mi fa questa cosa. Ora ve la faccio vedere perché in queste forme che avevo fatto non c'è selezionata quella adatta per. Quindi praticamente se io faccio un quadrato, vado a selezionare, poi lo storgo un pochettino, però deve essere un tracciato, quindi converto in tracciato, se passo quando sono su un lato che è leggermente storto, io calcolo A, quindi selezionando però l'editazione dei nodi, quindi così, faccio una A, vedete, me lo addrizza al punto, diciamo, più vicino o all'orizzontale o al verticale o ai 45 gradi. Se io mi metto così, che non siamo a 45 gradi, quindi vado sull'editazione dei nodi, metto una A in un qualsiasi punto di questa retta, vedete, me lo fa andare a 45 gradi, quindi 45 gradi oppure orizzontale oppure verticale. Questo serve per, diciamo, girare in maniera precisa, se non siamo così, non siamo sicuri che sia proprio precisa, con la A lo mettiamo in maniera, però va selezionato questo, lo mettiamo in maniera precisa, in questo caso a 45 gradi, oppure se è appena meno di 45 gradi, in questo caso qua, andiamo a spostare leggermente così, lo vado a rimettere con l'editazione dei nodi, faccio A e mi va al più vicino, sempre, quindi voglio metterlo più orizzontale, in questo modo vado all'editazione dei nodi, mi metto qua sopra e con la A lo vado a mettere orizzontale o verticale in questo caso. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, che se vi è piaciuto vi chiedo come al solito, non metto più il banner, tanto lo sapete, un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e magari cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati sulle cose. Avete visto anche, diciamo, un'anteprima della tastierina LBK, cioè Lightburn Keyboard, e la sua tastiera dedicata ai nodi, che uscirà fra veramente pochi giorni, quindi aspettate novità sia sul canale YouTube che sul gruppo di noi che usiamo Lightburn. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video.